Nel precedente filmato abbiamo visto come definire graficamente, a partire da un file di XF, la geometria della struttura. Se non si dispone di un file di XF per il tracciamento, è possibile procedere con la definizione manuale della geometria dei setti. Per questo è necessario aprire direttamente il programma Murature Sismiche. Appena avviato, il programma richiede di definire il numero e l'altezza dei piani dell'edificio. A questo punto passiamo alla definizione dei setti in pianta. Il programma visualizza l'ultimo schema impostato. È possibile quindi semplicemente modificare la struttura visualizzata o cancellarla e procedere con un nuovo inserimento. Premendo il bottone maglia, è possibile impostare il numero di file di setti nelle direzioni X ed Y. A questo punto bisogna indicare per ogni fila di setti il numero di setti presente. Cliccando sul rettangolo grigio, posto in corrispondenza di ogni linea di setti, si passa alla definizione delle dimensioni esatte delle murature. Per la prima fila di setti va definita la distanza dall'origine del sistema di riferimento. Per le file successive di setti, invece, andrà indicata la distanza da filomuro del setto inserito in precedenza. Se la struttura è regolare, per cui la fila parallela a quella appena inserita è uguale, basterà cliccare sul rettangolo grigio posto in corrispondenza di questa fila. Impostare la distanza dal setto precedente e premere il tasto Copia fila precedente. Procediamo allo stesso modo anche con le file orizzontali. Per confermare e terminare la procedura di definizione della struttura, premere il tasto Conferma.